Un bus con 25 bambini a bordo prende fuoco dentro una galleria. Sono tutti in salvo grazie all'intervento dell'autista Lorenzo Galeazzi. No, non sono un eroe, non per niente, sono una persona normalissima. Sono contento che tutti stanno bene, quello sì. Mauro Macetti ha ancora gli occhi arrossati per il fumo. Questa mattina a bordo del bus della Croce Rossa stava accompagnando 24 ragazzi dell'oratorio di Lipomo nel Comasco a un campo estivo a Livigno. All'altezza di questa galleria sulla statale che porta in Valtellina si rende conto che qualcosa non va. A un certo punto si è sentito un forte botto e mi sono accorto che è scoppiata una gomma e quindi ho portato il pullman in una piazzola di sicurezza. All'inizio volontario, poi dipendente. Da 20 anni Mauro è un autista soccorritore. Prima che il bus venga divorato dalle fiamme, riesce a fare scendere i giovani passeggeri, tutti fra i 10 e i 14 anni, e insieme al coordinatore dell'oratorio li porta in salvo fuori dalla galleria. Ho fatto una cosa che ci insegnano al corso. Il rumore degli istintori in azione, il respiro reso pesante dalla maschera antigas. Ecco la scena che si sono trovati davanti i vigili del fuoco. 7 ragazzi vengono portati in ospedale per accertamenti a causa delle esalazioni. Per gli altri rimane il ricordo di una bruttissima esperienza che non si è conclusa nel peggiore dei modi solo grazie al sangue freddo del loro autista. In quel momento lì ho pensato salvezza dei ragazzi, pullman, quello che potevo salvare e che non si faceva male a nessuno. Torniamo a parlare.